è stato un incontro nell'ambito delle celebrazioni, parola molto pomposa ma che rappresenta quello che stiamo facendo per celebrare comunque il 150° anniversario del Corpo delle Capitanerie di Porto. Abbiamo tenuto un piccolissimo convegno con gli illustri relatori, per uno storico, il professor Burreri, il professor Deiana come direttore della delegazione, l'avvocato Ballero come amministrativista, sul tema della tutela della responsabilità del Corpo delle Capitanerie di Porto. Questo incontro, ripeto, fa parte di una serie di attività e di manifestazioni che si fanno per l'occasione dell'anniversario del Corpo, che lunedì prossimo compie 150 anni ed è inserito in questo calendario che vede questa piccola mostra chiusa che sarà aperta domani e dopodomani, e dopodiché lunedì avremo una parte, una santa messa, avremo poi la vera celebrazione del Corpo presso la sede della Capitaneria di Porto con le autorità civili e militari. E per noi è importante perché chiaramente questo rappresenta un momento di ulteriore contatto con la cittadinanza, col cluster marittimo tutto, che rappresenta, e lo si vede dagli stand che si stanno allestendo, una delle parti del nostro lavoro. Oggi non ci siamo qui a festeggiare solamente, non siamo qui a festeggiare il Corpo della Capitaneria, sicuramente sì perché è il suo anniversario, a festeggiare tutti coloro che lavorano sul mare e che insieme a noi lavorano per il mare. Per le istituzioni che dobbiamo dialogare giorno e notte.